Bene, vogliamo venire davanti al Signore attraverso la Sua parola, chiedendo la benedizione sia della predicazione che dell'ascolto, affinché possiamo conoscerlo di più e essere sempre di più come Lui ci vuole. Preghiamo. Signore, veramente solo per grazia possiamo venire davanti a Te. Signore, solo per grazia possiamo predicare l'Evangelo. E non c'è nulla in noi, Signore, che non abbiamo, che non sei Tu che ce lo hai dato. Dunque aiutaci ad avere umiltà nella predicazione della parola, umiltà nel ciò che Tu ci doni, nella saggezza, perché quella sapienza che Tu ci doni è perché Tu hai donato grazia a noi. E vogliamo, Signore, usare con umiltà queste verità affinché il Tuo nome sia innalzato, affinché il Tuo nome sia glorificato su questa terra. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, presto, fra un po', penso siamo in un periodo di Olimpiadi, non so per quanto tempo è. Il prossimo anno. Una delle gare che io aspetto sempre, mi piace vedere, no? È la finale della corsa con la staffetta 4x100 e cos'è, se per chi non lo sa, ogni squadra di questa specialità è composta di 4 uomini e nel categoria maschile, sì, e 4 donne, devo stare attento, 4 donne nella categoria maschile, c'è anche quello mista, 2 uomini e 2 donne. Forse qui c'è forse una risposta anche a questo, quello che dobbiamo dire, no? E nella 4%, per esempio, ogni corridore o frazionista percorre 100 metri prima di dare in cambio il testimone al suo compagno di squadra. E il cambio avviene attraverso questo scambio. Questo è il testimone, si chiama il testimone. Il testimone è una bacchetta di legno o di plastica che attesta l'avvenuta successione, che c'è stato un vero contatto tra un corridore e l'altro e deve essere portato avanti per tutta la gara. E questi atleti si allenano intensamente per fare questo, sono così bravi, così capaci di fare occhi chiusi senza neanche vedere. È una gara molto desiderante. E però ci sono vari motivi per cui una squadra può essere squalificata. E una di queste è la perdita di contatto tra di loro. In altre parole, se il testimone cade o viene consegnato in un modo, un inciampo, non viene consegnato come si deve. L'importante è che ci sia questo scambio da un corridore all'altro del testimone. E come il testimone viene passato da un corridore all'altro, similmente i genitori consegnano e tramandano cose ai loro figli che simboleggiano un contatto che c'è stato fra di loro, cose buone e cose purtroppo anche cattive. Ma le cose buone possono essere dei beni. A volte un genitore lascia dei beni al figlio, no? Ci sono beni, case di famiglia, no? Oggigiorno un po' di meno perché non ci sono più queste grandi famiglie, però lasciano case di famiglia che vengono tramandati da generazione a generazione. Titoli nobiliari, no? Il conte, no? Il figlio diventa conte. Tradizioni, cibi durante le tradizioni. Per esempio a Viterbo, non so qui a Montefiascone, ma si mangiano i maccheroni, i spaghetti con le noci, le cioccolate, che io non sopporto. Però è una tradizione, dico, come si sono inventati questa cosa gli italiani, non lo so. Però passioni, sport, meccanica, arte,
valori della famiglia, valori dell'etica del lavoro. Dunque, il tramandare da genitore ai figli, ai figli dei figli, generazione per generazione, è una cosa che è iniziata con Adamo ed Eva, non è una cosa nuova. E nella lettura che ha fatto Marco, in Deuteronomio 6, leggiamo che Dio sul monte Sinai, Ore, si rivelò in un modo potente al suo popolo. Il suo popolo sentì la voce, però non poteva vedere Dio, perché l'uomo non poteva vedere Dio e vivere, ma Dio parlò a Mosè, il liberatore, e Dio con il suo stesso dito scrisse su due tavole i 10 comandamenti che dovevano essere consegnati al popolo. E non soltanto, Dio dette anche altri comandamenti per il suo popolo. E questi erano necessari, questi comandamenti, perché, come abbiamo letto, stavano per entrare in una terra promessa che era infestata da popoli corrotti fisicamente, c'erano i giganti, corrotti spiritualmente, e dovevano entrare, sterminare, però dovevano ricordarsi queste cose, dovevano essere fermi nelle loro vite, perché senza Dio, senza le promesse di Dio, senza conoscere i comandamenti di Dio, senza questa verità non avrebbero potuto essere vittoriosi. Erano pochi, non erano tanti, ma la loro potenza veniva in Dio. Però loro dovevano guardare a Dio per essere vittoriosi, per finire la gara. E nel capitolo, vi incoraggio a leggere il capitolo 4, capitolo 5, capitolo 6 di Deuteronomio, perché diventa ancora più sostanziosa questa lettura. Dovevano ricordare ai loro figli, no? La liberazione dall'Egitto, per esempio. Dovevano ricordare ai figli la separazione del Mar Rosso che Dio fece. Dovevano ricordare ai figli, che poi avrebbero trasmesso ai figli dei figli, come Dio provvedeva miracolosamente per loro, le piaghe dell'Egitto. Erano cose, insieme ai 10 comandamenti, che dovevano essere tramandate da figlio a figlio, da generazione a generazione. E leggiamo nel versetto 4: ascolta Israele, il Signore Dio è l'unico Signore. Israele conosceva il vero Dio, perché Dio si era rivelato a loro, non perché erano bravi, perché erano numerosi, ma Dio perché li ha scelti. E Dio aveva fatto una promessa ad Abramo, Isacco e Giacobbe, che ha detto: io ti darò una terra, e io ti benedirò in questa terra, io ti proteggerò in questa terra, e tu mi adorerai in questa terra, e non solo, ma tu parlerai alle altre nazioni di me. Era un'evangelizzazione dell'Antico Testamento, e questo è un comandamento, ascolta, un imperativo: Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. E questo nell'ebraismo è l'inizio di una preghiera biblica che si chiama lo Shema, Shema Israele. Sono le prime due parole, le prime parole di una sezione del Torah, che sono i primi libri della Bibbia, e è una preghiera nella liturgia ebraica. E infatti questo incorpora l'essenza monoteistica dell'ebraismo. Allora, gli ebrei osservanti considerano lo Shema la parte più importante del servizio liturgico e di preghiera. Loro recitano questo, lo Shema, due volte al giorno, sia nella loro preghiera della mattina e sia in quella serale, perché questo è un comandamento che Dio ha dato loro. È nella tradizione per gli ebrei recitare lo Shema
come le loro ultime parole su questa terra. Io vidi un film una volta di una soldatessa israeliana che venne ferita mortalmente, stava per morire, c'era il compagno e lei recitò queste parole. E queste parole i genitori insegnano ai propri figli e lo dicono, lo insegnano prima di andare a dormire alla sera. Dunque, ha un valore molto importante, è un comandamento di Dio che Dio ha dato per il suo popolo. Il principio che noi possiamo imparare da questo è che anche noi abbiamo il dovere di trasmettere ai nostri figli e ai loro figli dei figli le testimonianze di Dio e l'Evangelo. È valido tutt'oggi questo principio. E il modo più semplice e efficace per mantenere viva la fiamma dell'Evangelo in una società, in qualunque paese, in qualunque nazione, come abbiamo pregato e parlato oggi, è quello di tramandare l'Evangelo da padre a figlio, da figlio a figlio, da generazione a generazione. In qualunque nazione più ostile all'Evangelo, sia una nazione musulmana, Iran, Arabia Saudita, o la Cina, atea, comunista, nazioni cattoliche, romane, che perseguitano coloro che credono l'Evangelo della Bibbia, il vero Evangelo. In trasgressiva Olanda, il mondo dove viviamo noi oggi, noi viviamo in un mondo, non sarà comunista, non sarà musulmano, ma noi dovremo trovarci a combattere o stare in mezzo a un mondo pervertito dell'Occidente, dove per esempio sentiamo in questi giorni vorrebbero, parlando, togliere il voto ai 65 anni e dare il voto ai 16 anni. Dunque, persone che hanno saggezza, tu gli vuoi togliere il voto e dargli, scusi, 16 anni che mi ascolterete con tutto rispetto, ma dovete ben crescere prima di capire ciò che è bene e ciò che è male. E poi sono condizionati, no, da quello che loro gli vogliono dire, di quello che loro devono fare. Togli la sapienza ai vecchi, dalla a questi giovani che sanno tutto, condizionando e controlli anche parte del mondo in questo modo. Ma noi dobbiamo combattere, non combattere, noi dobbiamo mantenere quella fiamma dell'Evangelo vivo nella nostra famiglia, nelle nostre generazioni. Poi sarà il Signore che farà quello che deve fare. Dunque, lo Shema di Israele era un testimone, era una staffetta che dovevano passarsi da uno all'altro. Prossimo? Ah, per favore. Ecco. No, c'è uno prima. Una generazione per... Sì. Ah, scusa. Ah, sì, scusa. Ok, infatti, questo è il principio. Una generazione proclamerà le lodi delle tue opere all'altra e annuncerà i tuoi portenti. Il grande predicatore Charles Spurgeon disse che per un genitore trasmettere con responsabilità l'Evangelo ai propri figli è un dovere primario, è un dovere naturale e è un dovere personale. Lo so, qui non è che siamo invasi, purtroppo, da bambini, magari ci fossero tanti bambini, ma ci sono genitori, ci sono nonni, ci sono futuri genitori, ci sono genitori che hanno bambini, e questo è il messaggio che il Signore ci dà, comunque ci sono quelli che ascolteranno, sono messaggi che possiamo condividere con gli altri. Dunque, è un dovere primario. È un dovere primario per un genitore provvedere per il benessere dei figli, per esempio
per esempio, un dovere primario dargli da mangiare, di vestirli, di avere cura della loro salute, di proteggerli. Questo è primario. E se un genitore venisse a mancare in uno o più di queste cose, cosa succede? Beh, legalmente possono togliere i confini. L'altra sera con Clara stavamo tornando a venerdì sera a casa, di notte, verso casa, su una brutta curva, di notte, c'era una macchina parcheggiata con un bambino piccolo così, 6 anni. Di notte, io lo vidi, gli dico, ma che sta facendo un bambino? E poi stava sul ciglio della strada, non dall'altra parte, proprio dove c'era la strada. E poi lei ha detto, mia moglie ha detto, guarda che ha attraversato la strada. Di notte, su una curva, sulla casa, un bambino che con la gente lì, o genitori lì, gli fanno attraversare la strada. Io dico, quelli sono irresponsabili. Dunque, come dobbiamo essere responsabili per provvedere ai loro beni primari? Noi dobbiamo mantenere, avere quella responsabilità del loro bene spirituale, perché è primario, non è secondario. I nostri figli sono i nostri primi discepoli, se ci pensi bene. Quando è nato mio figlio, i miei figli, io lo dico, dico, ah, è nato un peccatore, no? È nato un peccatore come sono nato io, e è nato un peccatore che ha bisogno di un salvatore come sono nato io. Il Signore ci ha affidato questi primi discepoli, e Dio già ha stabilito per loro il loro tempo sulla vita, e loro cresceranno, si faranno delle domande esistenziali: perché esisto, no? Per quale scopo, no? Cosa devo fare in vita? Cercano lo scopo della loro vita, chi sono loro, perché hanno dei difetti, perché non hanno dei pregi. E il pensiero dell'eternità Dio già l'ha messo dentro di loro, non è una cosa che viene dopo. Loro già nascono con una conoscenza che c'è un'eternità, perché il Signore lo ha pensato lì. Perciò hanno bisogno vitale, fondamentale, primario, che noi come genitori a questi primi discepoli gli passiamo il testimone dell'Evangelo per la loro vera libertà da questo Egitto spirituale cui noi viviamo. E lo facciamo perché vogliamo vederli vincere la gara, entrare nella terra promessa, che il Signore ha promesso, che si chiama il Regno di Dio. E prima noi inculchiamo i nostri figli, meglio è per loro. Ovviamente si fa in un modo adeguato alla loro età. Prossimo? Grazie. Cosa dice la parola del Signore? Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando ne starai seduto, in casa tua, quando sarai per la via, quando ti correrai e quando ti alzerai. Sono permeati, invasi, circondati con la parola di Dio. Non è che devi stare lì uno a leggere un libro, per carità, ma come vivi la tua vita, come parli, come affronti i tuoi problemi. Inculcare significa imprimere profondamente nel loro animo, con l'insegnamento, con l'educazione, con l'esempio, il senso del dovere, e in questo caso riguarda le cose di Dio. E noi non sappiamo se e come Dio li chiamerà, ma come genitori abbiamo questa responsabilità. Noi dovremo rendere conto a Dio dei discepoli che ci ha dato e come abbiamo gestito questi bisogni fondamentali. Noi non sappiamo cosa succederà, ma noi crediamo che loro potranno conoscere e seguire la voce del buon pastore
come fece Timoteo. Non so se vi ricordate Timoteo del Nuovo Testamento. Timoteo era il primo anziano della chiesa di Efeso, era un evangelista e aveva una madre e una nonna, e questo è importante, Lois e Eunice, l'importanza delle nonne, dei nonni hanno un valore importante nella crescita spirituale dei figli. E queste due donne erano ebree, il padre suo era greco e non si sente dire molto, ma probabilmente non era convertito, perché Timoteo dovete essere voi circonciso dopo, però era forse una famiglia mista, se la vogliamo chiamare così. Ma Lois, la nonna e la madre pregavano per lui. Prossimo, per favore, Benjamin. E Paolo dice e scrive a Timoteo che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere salva salvezza per mezzo della fede che è in Gesù Cristo. Da quando era piccolo la nonna e la madre lo inculcavano, gli insegnavano le sacre scritture. E queste donne non potevano immaginarsi che un giorno l'apostolo Paolo lo avrebbe evangelizzato, che sarebbe stato un anziano della chiesa ad Efeso, che due libri, due epistole della Bibbia avrebbero avuto il suo nome. Noi non sappiamo cosa succede più in là, ma la fedeltà di queste donne, questa mamma, questa nonna in questo caso, Signore ascoltò e onorò. Perciò noi non sappiamo come lavora lo Spirito, ma abbiamo una responsabilità. Infatti i miei figli, che purtroppo martello ancora, no? Loro mi dicono sempre, ma tu hai fatto la tua responsabilità, tu hai fatto il tuo dovere, tu hai fatto il tuo dovere, tu hai fatto il tuo dovere. Sì, penso mai perfettamente, però facciamo, cari fratelli e sorelle, genitori, futuri genitori, perché è un modo di mostrare a Dio la nostra gratitudine per Gesù che ci ha dato, per la salvezza, per questa comunione, per amare queste parole, perché questo amore per queste parole, il desiderio di sviscerare, di gustare, di vivere queste parole, è grazia, solo per grazia possiamo fare questo. Benjamin, il prossimo. La parola ci insegna a maestra il fanciullo sulla via che da seguire, ed egli non si allontanerà neppure quando sarà vecchio. Dio lo dice, io non lo so come lo farà, ma l'ha detto e devo crederci. Quando vedo che i miei figli forse a volte non preferiscono o preferiscono, non so, io devo credere in questo, non l'esito o quello che vedo lì, non vedo la circostanza, devo vedere questo e dobbiamo vedere questo. Non scoraggiamoci quando vediamo le cose che non vanno come dovrebbero. Trasmettere l'Evangelo nella propria casa ha la priorità sopra chiunque altra persona di fuori o qualunque altro impegno. È triste sarebbe che un predicatore o un credente maturo va a cercare persone nel mondo e non ha cura delle persone in propria casa, no? È peggio di un pagano se uno non ha cura dei propri, come dice la parola di Dio. In quel caso era se i figli non avevano cura delle vedove, ma è lo stesso principio. Come io non posso avere cura dei miei figli e mi vado a mostrare evangelico cristiano a tutti gli altri? È peggio di un pagano. Trasmettere ai nostri figli le promesse del nuovo patto è un dovere anche naturale. Abbiamo visto che è un dovere primario, un dovere naturale. Chi più del genitore, lo strumento fisico che Dio ha usato per mettere al mondo un figlio, può avere miglior cura del proprio figlio? È una cosa istintiva, lo vediamo nella natura. E essere negligenti a loro bene è innaturale. Abbiamo mai sentito parlare di ah, quella è una madre snaturale o no, un padre snaturale? L'altro giorno ho visto, non so, su un programma in TV, una
non so quale programma era, però questa donna in Calabria, penso, in Cosenza, non mi ricordo dove, che spacciano droga, li filmano, no? E stanno spacciando, c'è una bambina lì accanto a lei. È una cosa contro natura, è una cosa che ti fa brividire, una cosa del genere, è contro natura, tu non hai il bene del tuo figlio facendo quelle cose. E noi leggiamo sempre più spesso bambini abbandonati a se stessi, drogati perfino dai propri genitori, abusati fisicamente in varie maniere, gettati via nella spazzatura. E se leggiamo quotidiani esteri, c'è di peggio, perché l'uomo non potrà mai finire, se non è Dio che lo ferma, a combinare il peggio andrebbe avanti sempre di più, sempre di più. E dice, ok, siamo arrivati a cumuli, no, c'è sempre di peggio e sempre più costante, se non è Dio che viene e dice basta. E solo l'uomo è capace di questa immoralità verso i figli. Gli animali non fanno questo verso i figli. Perché l'uomo non è un animale. C'è un programma in TV che dice l'uomo un animale come noi. Noi non siamo animali. Noi siamo fatti nell'immagine di Dio. Siamo uomini e donne. Siamo il diamante del creato di Dio. È il creato più bello che Dio ha creato sull'universo, e Satana lo sa questo. E cosa vuole fare? Vuole distruggerli. Vuole distruggere l'uomo, vuole svergognare l'uomo, vuole dire Dio, ecco l'uomo. Vuole distruggere il futuro dell'uomo, vuole attaccare l'Evangelo. Non vuole che quel passaggio del testimone avvenga. E farà tutto possibile quando tu stai lì a darlo a tuo figlio. Gli animali non fanno questo. Avete visto mai programmi di felini grandi che insegnano i loro cuccioli a fermarsi e aspettare la preda, che sono lì fermi, o gli insegnano a cacciare, gli insegnano a nuotare. Uccelli rapaci come falchi, no? Mentre falco piccolo sta lì nel nido, che lui vorrebbe volare, ma non ha ancora la preparazione della madre che gli insegna a come volare, come cacciare. Perché il nido è molto importante. Vorrei leggere, per favore, Benjamin, grazie, questo prossimo, per favore. Ecco. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per la via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Dunque noi non è che dobbiamo andare in giro, non so se avete visto mai gli ebrei osservanti che hanno quella scatoletta qui sulla fronte nera, lì ci sono, c'è la Shema scritta lì dentro che se la tengono sui fronti, non è che è quello che dobbiamo fare, però nel cuore è quello che dobbiamo fare verso i figli. Dunque, se gli animali in natura fanno cose buone per il benessere dei loro figli, quanto più un cristiano, un vero cristiano, deve provvedere al benessere della cura spirituale dei propri figli. E l'ultimo è che trasmettere ai nostri figli le promesse del patto è un dovere personale, è un'impronta che tu dai ai tuoi figli. L'impronta primaria viene dai genitori. Sapete, quel primo contatto che c'è quando nasce un bambino tra madre e il bambino è importante, e che se il bambino non ha quel primo abbraccio, primo sguardo, primo contatto, cresce in un modo diverso. Bambini, fino, diciamo specialmente fino a 2 anni, sono molto dipendenti dai loro genitori, perché i genitori sostituiscono Dio per loro,
fino a che hanno un'età più da giovani che cominciano a dire i miei genitori non sono così belli, perfetti come pensavo, vanno a cercare qualche cosa altro di fuori. E in quei primi 2 anni, poi fino a 4 anni, il loro cervello si sviluppa in un modo veloce, grande. E il loro sviluppo cerebrale e il loro comportamento sociale, emotivo, come riescono a risolvere i problemi, dipende se c'è stato quel legame amoroso con i genitori, con i loro genitori. Come noi amiamo i figli, avrà un effetto sul loro futuro. E c'è sempre più evidenze nel campo della psicologia o neurobiologia, studi che dicono genitori che sono stati distaccati dai loro figli, sono stati incostanti, non hanno dato quel loro amore che loro aspettavano, aumenta la probabilità di malattie mentali e la gioia, la felicità di questi bambini adulti che diventano adulti è più ridotta. È un problema per la salute pubblica. Dunque, l'impronta che tu lasci di te stesso influisce il tuo bambino. E loro lo vedono attraverso le cose quotidiane che fai. Lo vedono se ti lavi le mani dopo che vai al bagno, come pulisci casa, come parli. Questo è. Come tratti il tuo coniuge. E io dico sempre ai miei figli, se tu vuoi vedere tua moglie, guarda la madre, perché lei è stata influenzata molto da madre. Vedi come tratterà il tuo marito, come tratterà il tuo marito, per esempio. Dunque, la tua relazione con Dio lascerà un'impronta su di loro. E un testimone che noi passiamo avanti è come tu ti relazioni con Dio. Si dice in inglese lead by example, che vuol dire guida gli altri attraverso il tuo esempio. Io stamattina venendo tardi non sono stato un buon esempio, però noi non dobbiamo delegare questa responsabilità all'insegnante della scuola domenicale, con tutto rispetto, o al pastore. E grazie a Dio che ci sono queste, certo che loro possono assisterci, ma non possono prendere il posto né escludere né togliere il tuo dovere, perché il dovere primario sono i genitori, il padre e la madre. Il padre e la madre hanno questo ruolo primario. E a chi lo delegano? Al professionista. Al catechismo. Oh, mio figlio sta al catechismo. Sembra che li portano a vaccinare, così stanno a posto, però ritornano a casa dove non è stato mai cambiato niente. E si fanno le domande: perché mio figlio è così, perché la società è così, perché non funziona in quel modo. Non funziona, poi va a capire che cosa gli inculcano, e spesso non è la parola di Dio. Dunque, la Chiesa può offrire aiuto, dei mezzi, dei strumenti, però il lavoro è tuo. Come fai? Cosa posso fare? Beh, appena esci di qui, poi, quello che facevo io, e a volte in macchina, con predicatori che, per carità, che dico, oh, che noia, ok, io dico, dimmi 3 cose che hai imparato oggi dalla predica, la conoscenza, eh? 3 cose, quindi dici, beh, se hai capito 1 su 3 già è tanto, 2 su 3, 3 su 3, gloria a Dio, no? È così. E allora li forziamo a dire che cosa? No, non hai capito. È un modo di ricordargli la parola di Dio. Ci sono dei mezzi, dei catechismi evangelici, biblici, cristiani. Io non so se abbiamo qualche cosa qui, scusa, dovevo chiedere prima, però se uno interessa, se ci sono tanti, ovviamente fatelo vedere al pastore e tutti, perché vai a capire che cosa c'è dentro, però che sono sani, dei semplici catechismi, che con questo quei bambini, quando erano bambini,
No, gli dici chi ti ha creato, loro ti rispondono, mi ha creato Dio, ti dici bello, stai a fare pappagallo. Intanto però gli hai dato la parola di Dio e va avanti, no? Come puoi ottenere l'aiuto dello Spirito Santo? Dio ci ha detto che dobbiamo pregare Lui per lo Spirito Santo. Gli insegni, ci sono versetti bibliche, se qualcuno interessa abbiamo delle cose, se qualcuno che ascolta di fuori ci può scrivere, mandare qualche cosa. Però è il modo di insegnare, di istruire i figli nelle vie del Signore, perché essi dovranno affrontare e confrontare con l'Egitto spirituale, Babilonia, che predirò la prossima settimana, che ci circonda. Cari fratelli, è vitale che noi passiamo questa staffetta dell'Evangelo e della parola, della fedeltà di Dio, della grazia di Dio, di Cristo nella nostra famiglia. Come tutti, se preghi a tavola, loro lo vedono quello. Se vedono il tuo tempo, se leggi la parola di Dio, dove va? Beh, sto andando nel mio tempo con il Signore. Come tu parli, le conversazioni, e spesso vediamo i telegiornali e purtroppo manco di saggezza, dico, vedi che sta succedendo, guarda, sempre così, devi anche lì queste cose, devi fare sempre queste cose. Dico, ma non vedete quello che sta succedendo nel mondo? Lo so, ci vuole discernimento e manco a volte di questo discernimento, ma grande la passione per portarli a Gesù, che di ogni genitore, di ogni vero credente, no? E ti troverai in difficoltà. Loro vedono anche come tu affronti le difficoltà. Come chiedi scusa, se chiedi perdono, se disperi, no? E fa parte della crescita e quello li aiuta a dire sì, sono umani i miei genitori, soffrono come me, ma hanno questo Dio. Cioè, non sappiamo che cosa succederà. Allora vorrei concludere con questo. Vorrei farti una domanda. Tu stai passando il testimone dell'Evangelo a tua figlia, ai tuoi figli. Forse non hai avuto dei genitori che ti hanno mai passato il testimone di Dio e dell'Evangelo. E noi quello che possiamo fare? Perdonarli, perché non avevano. Però il Padre Celeste ti ha consegnato il testimone e non avere scusa, non abbiamo scusa, perché qui e altri fratelli, altri discepoli vi hanno passato questo Evangelo. Forse ti è stato passato il testimone, ma tu l'hai fatto cadere. Non hai voluto, e succede. E questo devo dirti, pentiti, perché non potrai mai dire a Dio, nessuno me l'ha detto, nessuno me l'ha dato, perché quella responsabilità, l'autorità, Dio te l'ha data, ma ti ha dato anche un modo, e sei sempre in tempo, questo è bello, di riniziare la corsa con Dio, in Gesù. Dici, Signore, guarda, non l'ho fatto verso il ribellione, l'ho fatto perché, non lo so, quello che mi è successo, ma dammelo, voglio correre per te, sei sempre in tempo, perché il perdono è sempre disponibile a qualsiasi età, non, la gara inizia, può iniziare oggi per te. E se tu non hai mai ascoltato, non hai mai voluto, non ti importa niente, beh, ovviamente non conosci cos'è il testimonio della fedeltà di Dio Gesù Cristo, e te lo voglio dire, il testimonio è questo, è quello che noi anche passiamo ai nostri figli, che sei un peccatore e sei sotto l'ira di Dio. Dio ha mandato il suo figlio per salvarti, e se ti penti verso Dio e credi nel suo figlio e nella sua opera compiuta e completa, fatta una volta per sempre, sarai salvato. Se confessi Gesù Cristo come Signore della tua vita, sei salvato. Dio è venuto giù a salvare
questa fiamma, questa staffa, questo testimone lo vogliamo passare ai nostri figli. Sì, battezzato, ricevi il battesimo dello Spirito Santo e avrai la certezza di vita eterna. Forse hai avuto dei genitori fedeli che ti hanno passato questo testimone. Mia madre, io ringrazio Dio per mia madre. Ma a volte l'accusatore ti dirà, e questo ai credenti, tu hai sbagliato nel passato, sei stato troppo insistente, l'hai martellato troppi, l'hai inculcato troppi, sei troppo fanatico, così, no? È colpa tua che loro siano, è la Chiesa, ecco, il predicatore è questo, no? No, 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 no. Quello è l'accusatore, perché tu hai voluto gareggiare, hai voluto onorare Dio per finire la corsa. Dunque discernere bene tra la voce dell'accusatore e la coscienza, lo Spirito Santo che ti dice bene che ti rimetti in corsa, ok? Dunque, mantenendo i nostri doveri primari, personali e naturali, manteniamo viva la testimonianza e passiamo questo vero testimone, del vero Evangelo in avanti. E questi sono esempi delle vere buone opere che Dio facciamo. Questa è un'opera buona che Dio ha preceduto e stabilito. La gara non è ancora finita, cari fratelli, ok? Rocky, non so quanti di voi vi piace Rocky, disse in un film Rocky Balboa, non è finito, la gara non è finita, finché è finita. Ora vai e consegni il testimone a tuo prossimo corridore. Amen. Marco, vorrei chiederti per favore se puoi pregare per me, grazie. Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu ci hai dato delle disposizioni chiare di quello che tu vuoi dare, ci hai dato dei comandamenti a cui possiamo attenerci. E grazie Signore che tu ci rendi come genitori, come padri e come madri, tuoi testimoni di questi comandamenti. Se tu che hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualche altra cosa, se ti trovi nelle condizioni di essere padre, di essere madre, nel futuro, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Sì, Signore Gesù, io voglio essere un testimone, una testimone del tuo amore, dei tuoi comandamenti verso i miei figli, verso i miei nipoti, verso le persone più piccole di me, che io possa veramente inculcare, scrivere nel profondo del loro cuore quello che sono le tue volontà per loro e per la vita. Aiutami, Signore, a essere un testimone, una testimone veritiera, verace. Dammi il tuo Spirito Santo con cui io possa essere riempito, possa essere riempita. E anche se tu non sei un padre o madre, la testimonianza di Cristo deve andare anche oltre alle persone che non sono soltanto quelle della tua famiglia. Per cui prega insieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io non voglio soltanto essere un testimone, non voglio scrivere soltanto nel cuore dei miei figli, ma anche in quello dei figli che non conosco, delle persone che mi girano intorno, che sono accanto a me. Dammi la capacità di scrivere anche nel loro cuore. Eccita in loro la curiosità di conoscere di più di te, della tua parola. E aiutami anche qui, dammi tanta saggezza e tanto Spirito Santo perché possa essere tuo testimone, tua testimone veritiera. Nel nome di Gesù te lo prego, Signore. Amen.